Signor Drummond, lei si è opposto alla procedura d'urgenza per questo caso. Per quale motivo? Ecco, vostro onore, questa questione è già stata decisa dal giudice Hale. I preparativi necessari per il dibattimento graverebbero alquanto su entrambe le parti, ritengo. Sciocchezze. Lasci che le chieda una cosa, signor Drummond. Come avvocato difensore, lei ha mai accettato una procedura d'urgenza per una causa? Ecco, vostro onore, ritengo di sì. Bene. Mi dica quale causa e in quale tribunale. Ecco, vostro onore, controllerò e glielo farò sapere. Mi chiami questo pomeriggio entro le 15. Non credo che sarò tornato a studio prima delle 15. Allora mi chiami non appena ci torni. Sono ansioso di conoscere il caso per il quale ha accettato la procedura d'urgenza. Sì, signore. Questo ragazzo sta per morire, signori. Siete d'accordo che dobbiamo registrare la sua testimonianza? Sì, senz'altro. Naturalmente, vostro onore. Solo che la mia agenda delle cause mi sballotta da un posto all'altro. Che ne pensate di giovedì prossimo nel pomeriggio? Bene per me, vostro onore. Mi dispiace, vostro onore. È fra una settimana esatta. Credo di essere fuori città. Sì, sarò fuori città giovedì. La deposizione è fissata per il pomeriggio di giovedì prossimo alle 14. Mi dispiace se è un inconveniente per la difesa, ma grazie a Dio siete tanti, qualcuno se ne occuperà. Allora c'è altro? Vostro onore, l'istanza di archiviazione è ancora pendente. Ah, sì. L'istanza è respinta. Bene, credo sia tutto. Signori, andiamo. Congratulazioni per la nomina, vostro onore. Grazie. Signor Drummond, mi faccia sapere per quale caso ha accettato la procedura d'urgenza. Darò un'occhiata. Sa quello che fa, figliolo? Assolutamente.